I dati dell'osservatorio ANGI hanno messo a fuoco delle nuove tematiche legate proprio all'intelligenza artificiale. Sì, in prima posizione restano le cose più semplici, più banali, quelle a cui siamo abituati tutti i giorni, cioè gli assistenti vocali, gli assistenti della vita di tutti i giorni piuttosto che alla guida. Abbiamo visto come l'intelligenza artificiale viene applicata alla guida autonoma piuttosto che all'intrattenimento, ma la vera sfida è quella di riuscire a comprendere che è l'uomo che guida l'intelligenza artificiale. I nostri ragazzi hanno un'opportunità grandissima, quella di mettere al servizio per l'ennesima volta la tecnologia al proprio fine, alla creatività, al modo di utilizzare al meglio quelli che sono gli strumenti. L'intelligenza artificiale, come la realtà virtuale, non sono di oggi, non sono nate oggi, ma l'applicazione, la mente, la società forse oggi è più pronta. Quindi l'osservatorio dell'ANGI per l'ennesima volta mostra come ci siano dei punti di riferimento e delle tendenze che cambiano, come per esempio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, attenzione anche a tutte le opportunità per mantenere proprio la centralità dell'uomo.